Il mito del carro alato narrato nel Fedro descrive la natura dell'anima. Questa è immortale e un tempo abitava nell'iperuranio con gli dei. È composta da una parte razionale e una irrazionale. Per questo è paragonata a un'auriga che guida un carro con un cavallo bianco e uno nero. L'auriga rappresenta l'anima razionale. Il cavallo bianco vuole assecondare l'auriga innalzandosi verso il cielo. Rappresenta la parte più nobile dell'anima irrazionale, cioè quella spirituale. Il cavallo nero è la parte negativa dell'anima irrazionale, quella dei desideri fisici. Si oppone all'auriga, trascinando il carro verso il basso. A volte le ali dei cavalli si spezzano e il carro precipita sulla terra. Si tratta dell'incarnazione. L'anima dimentica il suo passato, per il quale percepisce solo una sorta di nostalgia. Il carro non può muoversi senza l'auriga o uno dei cavalli. Questo indica che, secondo Platone, tutte le parti dell'anima sono indispensabili.